Mini recensione richiesta per Patreon, stavolta da Enrico Cericola, e mi richiede di parlare del disco degli Who, Quadrofine. È un disco uscito nel 1973, un'opera rock tra le più famose al mondo, che appunto racconta la storia di Jimmy Quadrofonico e della sua lotta a metà degli anni 60 per rimanere, diciamo così, anche sano di mente, lotta modern rocker, e i suoi quattro, diciamo, Quadrofine, proprio perché Jimmy Quadrofonico, perché ha quattro tipi di personalità, quattro tipi di carattere, romantico, ribelle. E i The Who raccontano questo attraverso un disco fenomenale di art rock, che però unisce anche una certa foga anche nei testi del punk rock che starà per venire, della new wave, nonostante poi sia un disco, un concept, in realtà è un'opera rock. Va più o meno ricordato che l'opera rock pura l'ha praticamente inventata nel 69 un Tommy Pete Townshend, che qui, a differenza di Tommy, dà proprio sfogo a tutta la sua scrittura, perché testi e musica è completamente sua. Daltrey e tutti gli altri stanno più al servizio del grandissimo Pete Townshend, che qui suona, oltre alle, come da tutte le parti, oltre la grandissima chitarra, anche le tastiere. I pezzi sono uno più bello dell'altro, si passa dal garage rock alle ballate, al pop, al rock romantico, all'hard rock, con una delle produzioni più interessanti del periodo, perché pur essendo pulita, veramente limpida, non si avvicina molto diciamo così, alla lambiccatura progressive, anche perché qui la costruzione delle canzoni è molto più legata a un certo tipo di rock classico. Io amo gli U, l'ho sempre amati, li amo tutti. Io sono di quelli che preferisce i primi dischi, My Generation, poi adoro Who's Next come tutti gli altri, ma questo Quadrofine è uno dei dischi comunque della mia infanzia, della mia adolescenza. Si è ascoltato un miliardo di volte, quasi sempre dall'inizio alla fine, perché un'opera rock è veramente difficile staccarla. Un disco eccellente, un'altra volta musicisti incredibili, un Kate Moon trattenuto a volte ma strepitoso come al solito, insomma un basso, inutile dire, il basso di Wu è qualcosa di incredibile. Un disco quindi fondamentale, di quelli che dovete avere a tutti i costi, un'opera rock fantastica. Ripeto, Pete Townshend delle opere rock l'ha inventate e come lui nessuno le ha più sapute fare. Questo disco lo dovete scoprire o riscoprire se per caso non l'avete mai sentito, perché qui si parla di un disco veramente storico, una pietra miliare, un capolavoro assoluto della musica rock e pop, quindi dal quale è stato tratto anche un bellissimo film con Sting. Quindi che dirvi di più, godetevi questo Quadrofine, godetevi Jimmy Quadrofonico, godetevi la sua lotta contro i rockers, godetevi insomma la vita di Pete Townshend da ragazzo, che ha deciso di raccontarla anche autobiograficamente attraverso questo bellissimo discone. Grazie ancora quindi a Enrico Cericola per avermi fatto questa richiesta, insieme a Davide Mele. Richiesta doppia, recensione doppia. Davide Mele e Cericola, a posto.